da mangiare. Dio Jimmy, guarda, sembra una faccia! Tan, tan, tan. Dettagli di un nuovo progetto. Vi volevo fare un unboxing. Posso urlare perché Jimmy sta dormendo, ma colazione pronta, si torna alle origini. Ho tostato leggermente il forno, leggermente in realtà, forse mi è un po' scappata la mano, però vabbè. L'avena con la frutta secca, con un pochino di cannella. Fiocchi di soia già tostati, quindi no. Cacomela, che è di stagione in questo periodo, quindi ne approfitto. E base yogurt di soia più skyr. Buon appetito! Spegni, spegni, spegni! Buongiorno! Questa è la settimana delle piogge a Milano e c'è veramente un tempo di merda. Ieri è piovuto tutto il giorno, infatti mi sono rinchiusa in casa, mentre oggi sembra che non piova, quindi rimanga bigio. Bene, che gioia! Quindi adesso mercato e poi volo in motorino da Adidas sperando che non inizi a piovere, perché non è bello guidare il motorino con la pioggia. Nel frattempo è arrivato anche il mio fattorino. Grazie Jimmy per portarmi le borse. Vi faccio vedere velocissimamente cosa ho preso perché devo scappare. Allora, cavolfiore, che è di stagione. Banane, assolutamente di stagione. Come avete visto stamattina sono i cachi. Cacomela, buonissimo. Questo è già ammaccato, quindi è da mangiare. Che dispiacere. Peperoni. Glieli ho chiesti misti e guardate che bellezza, rosso, verde e giallo. Finocchi, che io solitamente mangio crudi mentre cucino, ma secondo me sono molto 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 più buoni al forno. E infine melanzane, che insieme ai peperoni, questa è un po' particolare, è molto contenta come melanzana. Dio Jimmy, guarda, sembra una faccia! Ci possiamo disegnare gli occhi. Che bella. Vabbè. Che insieme ai peperoni è una verdura che ho riscoperto tantissimo. Ok, io devo andare. Questa mattina in Adidas abbiamo definito i dettagli di un nuovo progetto che avrà inizio i primi di novembre. E si tratta di un nuovo allenamento degli Adidas Runners che si terrà il mercoledì pomeriggio al Politecnico e sarà diretto, udite udite, da me e la Frankie. Quindi se siete del Politecnico mi raccomando ricordate di fermarvi perché da novembre iniziano i nostri allenamenti e saranno tamarrissimi. Pranzo dalla Valle, cos'è? Non molto di stagione, Lo so, cioè, questa fa le composizioni autunnali, guardate che bella, e poi mi porti a tavola le caramelle, va bene, grazie. Non mangiamo, via, non facciamo, va bene, questi sono di stagione però, ok, poi. E poi c'è la quinoa, che ho fatto di prep, quindi è già pronta e sono a scaldare. Non mi dire il microonde no, No, il microonde va bene. Ok, non so. Grazie, buon appetito. Ah, che gioia.
La merenda di oggi pomeriggio ve la devo far vedere perché è una bomba. Allora, gallette, uovo sodo che taglio con il taglia uovo. Ti tagli? Raga, è un'arpa, eh. Ok, però me lo tagli stovo. Paura che mi esploda. Non so perché sei tutto schiacciato. Perché forse è ancora caldo. Ma che disastro, babba. Pepe. E poi la chicca. La chicca. La chicca oggi è questa. Li ho trovati al Lidl, sono degli snack di formaggio. Qui ingredienti sono formaggio semistagionato e basta. Cotti al forno fanno tipo delle mini cialdine. Ah, ci sono croccantissimi, io li adoro. Cioè, guardate, sono delle mini palline di formaggio. Tantissime, che adesso toma. Cioè, guardate che bomba. Ah. Connubio perfetto. Scusate se questo video è stato un po' un casino, ma questa settimana è stata abbastanza impegnativa e ho filmato quando ho potuto. Adesso però, prima di salutarvi, volevo fare un unboxing di ciò che ho ricevuto da Bulk Powders, slash ciò che sono dovuta andare a prendermi al DHL Point perché la mia relazione complicata con i corrieri persiste negli anni. Era da tantissimo che non ricevevo un ordine. E infatti uno dei motivi principali per cui ho variato colazione in quest'ultimo periodo è perché avevo finito praticamente tutte le farine e ho provato a fare il pancake senza la farina di cocco. No. Ho provato ad utilizzare altre farine, ma il gusto dolce che gli dà la farina di cocco. Allora, iniziamo con il basic, i semi di chia. Sono stata qualche giorno senza i semi di chia e mi sono resa conto che il mio intestino li necessita. Sono davvero utili per portare avanti le funzioni necessarie del mattino. Farina di quinoa. Farina di quinoa. Farina di quinoa, cioè essenzialmente ho fatto il pieno perché non sia mai che adesso rimanga senza. Farina di cocco, farina di cocco, farina di cocco e secondo me farina di cocco. Anacardi, perché guardate la mia dispensa tutta vuota, ho finito tutto. Il che comunque mi è stato utile perché sono riuscita a dare una rinnovata a tutta la mia dispensa, perché se no raccolgo, raccolgo, raccolgo e ora che finisco. Quinoa. Voglio provare a rifare il mio pane di quinoa, che se vi siete persi la ricetta ve la linko qui direttamente, se non siamo su Instagram. Ve la metto qui, da qualche parte. Ottimo, non vedo l'ora di farlo. L'oro, droga pura, soprattutto se tostate. Noci del Brasile, spettacolo. E
sono tornati loro, finalmente li ho trovati anche sul sito di Bulk Powders, i Rogue Cow Nibs. Sono scaglie di cacao al 100% e questi sullo yogurt non solo danno crunch, ma danno anche gusto di cacao, ovviamente. Il pacco è finito, essenzialmente non prendo una grande varietà di cose, piuttosto prendo tanta della stessa cosa, farina di cocco, farina di cocco, farina di cocco, perché io essenzialmente, lo sapete, mangio abbastanza basic. Le prendo da Bulk Powders perché ci collaboro, ma sono comunque ingredienti che potete trovare benissimo al supermercato, da Natura sì, boh, non lo so, Bio Sebon, eccetera. E basta, ragazzi, penso che sia arrivato il momento. Davvero io ho avuto questa luce in faccia tutto il tempo così. Il momento di salutarci. Mi dispiace non essere riuscita a portarvi un workout in questo video, spero che lo apprezzerete comunque. Io cerco sempre di portarvi uno dei miei allenamenti perché penso che sia uno dei motivi principali per cui mi seguite e guardate i miei video. Fatemi sapere se è così, perché insomma, magari skippate la parte dei miei allenamenti perché vi annoia. E nulla, quindi noi ci vediamo al prossimo video. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Yes. Ciao ciao!